Oggi approfondiamo la conoscenza del bob, svelandovi l'allenamento di massa e potenza per questo sport. In compagnia di Bing Duan Duan, il panda gigante, mascotte dei giochi olimpici invernali di Pechino 2022, vi spiego come nel bob il pilota è l'unico con la testa sollevata per guidare il mezzo, mentre il frenatore deve arrestare la discesa dopo aver tagliato il traguardo. Negli equipaggi a quattro, gli altri membri determinano la velocità del bob attraverso il loro spostamento di peso. PS, il primo bob sviluppato in Cina, ha debuttato di recente, costruito in materiale composito in fibra di carbonio che lo rende più leggero, progettato in modo snello per adattarsi alla forma del corpo degli atleti. Sono stati ottimizzati 10 punti chiave del bob per renderne il coefficiente di resistenza dell'8% inferiore rispetto a quelli importati. Gli atleti cinesi dovrebbero utilizzarlo per la prima volta durante le competizioni nei giochi olimpici invernali. Il bob è uno dei 3 sport di scivolamento che si svolgeranno presso il Centro Nazionale di Scivolamento Yanqing, situato nella zona montuosa dello Shaoaituo, a 74 km a nord-ovest della capitale cinese. Dotata di una curva di 360 gradi, la pista utilizzata per gli eventi di scivolamento è la prima del suo genere nel mondo. La lunghezza è di 1615 metri con una pendenza massima del 18% per 16 curve. La sede di gara ha una capacità di 2000 posti a sedere, mentre in piedi trovano posto 8000 spettatori. Per prepararsi e rendere al meglio in questo sport, ecco un allenamento per l'irrobustimento generale con esercizi a terra, addominali e lombari, piegamenti sulle braccia e sulle gambe e con pesi per acquisire maggior massa muscolare e potenza. Anche questa puntata di Informa con Federica Torti si è conclusa, ma state tranquilli, ce ne sarà un'altra a brevissimo.